Senatore D'Alfonso, parte questa campagna elettorale breve, una campagna elettorale difficile e complicata, ma sono tanti i problemi che riguardano la nostra regione. Beh sì, anche la regione è colpita dalla questione energetica. La questione energetica è proprio una condizione da strozzacollo delle famiglie e delle imprese. Dobbiamo mettere un tetto invalicabile al costo dell'energia, dobbiamo fare in modo che nasca anche un'agenda europea per l'approvvigionamento energetico. C'è uno spazio energetico unico europeo del quale si facciano carico le nostre istituzioni europee. Dobbiamo rendere facile l'approvvigionamento energetico anche delle nostre aziende e dobbiamo fare in modo che lo stipendio del lavoratore, attraverso la riduzione della pressione fiscale, guadagni almeno uno stipendio all'anno. Dobbiamo fare in modo che le nostre imprese abbiano una vita facile, dobbiamo fare in modo che in Abruzzo le perdite dell'acqua per quanto riguarda le reti idriche, perché noi abbiamo patito la mancanza d'acqua d'estate e non solo d'estate, si affronti come stiamo facendo per esempio anche in queste settimane, provvedendo a 55 milioni di euro come investimenti a costo zero per gli abruzzesi per riparare le reti che erano un colabrodo. Dobbiamo lavorare per fare in modo che la telemedicina riguardi anche il sistema sanitario abruzzese, consentendo per esempio una nuova infornata di medici all'interno del servizio di pronto soccorso. Gli infermieri che hanno lavorato durante il periodo Covid vanno assunti, stabilizzandoli. Dobbiamo fare in modo che si superino le coordinate dell'OMS quando si stabilì il rapporto debito-investimento anche sulla sanità. Sulla sanità noi dobbiamo superare il tema del patto di stabilità. È possibile fare questo con un lavoro adeguato da parte dei parlamentari che non devono essere improvvisati. L'Abruzzo ha bisogno di attenzione e quindi ha bisogno di chi conosce l'Abruzzo. Io ad esempio mi immagino un dibattito tra le due candidate all'uninominale L'Aquila Teramo, Rita Innocenzi, che è la nostra candidata che viene dal mondo del lavoro e che è indipendente, e Giorgia Meloni. Mi immagino un dibattito in cui chiedere a Giorgia Meloni se sa dove si trova Balsorano, Barrea, Crognaleto e quali problemi hanno i singoli territori. Ecco, questo è, per portare l'Abruzzo a Roma bisogna conoscerlo, averlo nel cuore. Noi abbiamo candidato solo persone che lo conoscono e che lo hanno nel cuore.